Io e Daniel ci assomigliamo dal comportamento con gli amici e con le ragazze. Scherziamo molto, facciamo troppo gli spacconi, facciamo un pochino gli stupidi e siamo uguali, non di faccia, di corpo, ma di carattere. È stato proposto il ruolo di Rizzo, che Caspiterina è, si potrebbe dire, inizialmente totalmente distante da me, perché è una fredda, è una forte, è una che ci sa fare anche con i ragazzi. Quando mi è stato detto così, ho detto: no, Vale, guarda che hai sbagliato totalmente, perché hai scelto me? Sperimentandomi giorno dopo giorno nelle prove, ho visto che mi piaceva quella parte, mi piaceva essere più esuberante del solito, ma comunque il fare un po' la prima donna, dal fatto che tutti la rispettano, forse perché ho utilizzato sempre altri mezzi, altri strumenti per farmi rispettare, mentre lei era molto più, quasi anche a volte severa, un po' stronzetta. Sono al CEFO dal 2011 e ho vissuto un'esperienza bellissima che non ho mai provato nella mia vita. All'inizio ho avuto un po' di difficoltà con gli altri miei compagni che non riuscivo a comunicare bene e che loro non mi capivano, io non capivo loro. Alla fine, dopo 2 o 3 mesi, capivo qualcosa che dicevano loro a me e qualcosa dicevo a loro, e loro mi capivano. Alla fine si è accesa una grande amicizia fra di noi. Ormai sono all'ultimo anno del corso laurea di facoltà di educatore professionale. Non ho mai avuto paura della diversità, cioè dell'alterità, e quindi cercavo una facoltà che coinvolgesse queste due sfere, cioè il mio essere in rapporto all'altra persona. Quest'anno ho iniziato, per mia scelta, a fare il tirocinio in una comunità per minori non accompagnati, maschi, perché comunque volevo mettere in gioco i miei limiti, i miei deficit. Il fatto comunque di sfatare alcuni tabù, perché io avevo la concezione dell'educatore in comunità come colui che semplicemente faceva o aiutava il ragazzo a fare i compiti o guardava la TV, quindi veniva persa la valenza educativa, e anche il fatto di io come ragazza 22enne di entrare in una comunità di minori, quindi che si tratta dell'adolescenza dai 13 ai 17 anni, quindi il rapporto di età totalmente minima, di impormi come ruolo. Se eri perso ti ritroverai e nei problemi tuoi più chiaro rivedrai. La via di uscita è non fermarsi mai, non rinunciare più a quell'amore che vuoi. Il difetto errore è cercarsi e sentirsi e trovarsi è la strada della vita. E tirati sui pantaloni, mi dicono. Fare questo musical con gli educatori professionali è stata un'esperienza bellissima. Mi hanno detto: Vale, tira fuori la voce, dai che ce la fai, dai Vale. Per 5 mesi sono stato con loro e mai nella mia vita dimenticherò questa cosa. Quando fai per 5 mesi studi con loro, sei vicino a loro e quando prendi confidenza con loro, dopo un po' ti rimangono nel cuore e piangi. E a me è successo dopo il musical. Dovete ballare, non fate dei passi studiati, ballare, ballare, vai! Vai,
sapevo cosa volesse dire salire sul palco con ragazzi diversi, perché non mi piace utilizzare la disabilità, anche se di reale c'è una disabilità. Io ho passato 3 anni della mia carriera accademica al Dognocchi e i ragazzi del CEFOS li ho visti spesso, ogni giorno, ma mai con quello sguardo che ho iniziato a vedere da quando ho iniziato a fare le prove. Volevo dirti scusa per l'altra volta, come ti ho trattato male. Sì, ho capito, ma io sono convinta che tu sei stato con quella ciaccia. Senti, scusami, vorresti portarmi un anno? Oh, Danny, ma così so che mi rispetti, è così importante per me. Danny, ma che fai? Ma dimmi le mani a posto. Senti, ma mi avevi detto che era importante per te. Ho capito, ma pensavi che portarmi in questo luogo peccaminoso ti avrebbe permesso di conquistarmi? No, no, anche no. Te, tieni pure il tuo anello. Ma senti, non si scende a piedi, ti andrai via. Va! Mentre facevamo il musical, quando veniva Sandy che è Ciaccia di Gregorio, mi sentivo tutto emozionato, timido, perché sono delle bellissime ragazze e io non ci posso fare niente. Ecco qual è il mio problema, cioè io sono, cioè faccio il stupido con le donne grandi, ma con le ragazze mi intimidisco subito, cioè non riesco a dire, non riesco a cantare bene, non riesco a recitare bene. Venne il freddo e ci separò. Io tuo amico sempre sarò. Disse solo io morirei. E per lei prima di iniziare la scena della macchina non trovo la maglietta bianca, allora mi sono messo la maglietta bianca di una mia amica da femmina, se no non ce n'era altra da metterne. Alla fine poi il giubbotto era da femmina, ma non si vedeva, per fortuna che era da femmina. E quando ho cominciato a fare la parte della macchina, dall'emozione, ero tutto rosso in faccia, avevo caldo, sudavo, cioè non riuscivo a muovermi, ero tutto colante sul giubbotto. Scuola. Già ragazzi, la governeremo noi la scuola, vero? Andiamo a fare strage. Quando mi è stato detto che dovevo fare un assolo di Rizzo, con le note che sparavano, lì di nuovo mi sono ripietrificata. Da quando me l'ha detto ho iniziato a provare con la base a casa. Ho provato, mia mamma piangeva e voleva scappare da casa, voleva chiamare la Valentina e pagarla per non farmi cantare. Ma non ci rinuncerò! No! Le coreografie erano complesse perché avevo in mente un mio schema. Deve essere tutto perfetto, tutti i passi precisi. Poi parlando con la Valentina mi ha riportato un po' con i piedi per terra, mi ha detto sì, hai molta creatività, molta immaginazione, ma fai conti con la realtà. E quindi guardandoli, parlandoli, ascoltando la musica insieme abbiamo creato i passi, ma infatti sì, sono stata la coreografa, ma in realtà li abbiamo costruiti tutti insieme i balletti, anzi mi sono fatta molto guidare dai ragazzi. E i momenti più belli erano stati anche i balli finali, dove non c'era nessun passo da seguire e c'era la libertà totale.
ripreso danza classica ma anche moderno. La danza mi serve per comunicare, perché appunto negli altri ambiti quotidiani mi sento un po' goffa, mentre quando c'è lo studio della danza riesco a comunicare quello che realmente sono. La danza è un qualcosa che mi libera, ma è anche un po' di sofferenza, perché comunque la danza richiede la perfezione, richiede le doti fisiche, richiede l'attitudine, il coraggio, richiede la forza di volontà. I primi 3 anni facevo casino, facevo lo sciocco, arrabbiavo sempre con i prof, con gli assistenti. E il 3° anno venivo sempre a scuola ubriaco, incavolato nero, nervoso, triste. Poi è venuta Valentina a fare cucina di là, nella nostra aula, e lei mi ha dato una mano a risollevarmi da tutti questi problemi che mi mettevo in mezzo. Mi aiutava nei momenti difficili, anche quando piangevo. E chiuderemo con le briciole. Ho voglia proprio di imparare a cucinare con lei. Ho imparato tante nuove cose facendo. Mai non ho preparato la pasta, mai non ho fatto il sugo. Tutte le cose che ho imparato le ho imparate da lei. Tipo oggi che ho fatto la torta sbriciolata, l'ho fatta per la seconda volta, mi è venuta perfetta. Siamo arrivati alla fine di questo corso e ho una paura tremenda, perché comunque ho paura del cambiamento, ho paura dello smettere di studiare e stavo pensando paradossalmente di iniziare magari un altro corso di laurea per continuare a stare nella cuccetta protetta a studiare. Però dall'altro c'è anche la voglia di sperimentarmi, di dire è arrivato il mio momento, voglio mettermi in gioco come non più la tirocinante ma come l'educatrice. Adesso ho finito a scuola ad Gnocchi e mi ha detto la professoressa Valentina che posso prendere un foglio che non ha attestato e prendendo con quell'attestato potete andare a cercare lavoro. E voglio fare questo progetto qua che so che potrò andare avanti ottimizzando meglio la mia vita e vivere una vita felice. Mi piacerebbe lavorare come magazziniere in cucina, perché mi piace tanto quel lavoro, perché l'ho già fatto per 4 anni e mi interessa tanto farlo. Io abito in un campo rom a Muggiano, ci sono 21 famiglie. La gente buttava la roba per strada. Non ho mai provato una sensazione bella in quel campo, perché c'è gente che non si fa i cosiddetti cavoli suoi. E adesso ci hanno fatto tipo delle villette nuove nell'altro campo. Per me sono molto belli questi container e forse ci trasferiremo fra 1 o 2 settimane in questo campo. Io vorrò abitare qua con mio papà, mia madre, mio fratello, io e il mio cane. Guarda la telecamera, Gianni, la telecamera. Là! Ecco perché voglio cambiare aria. Non vedo l'ora di trovare un lavoro. Invitare i miei amici a casa mia, fare una festa. Quando sono piccola ho un deficit minore di captazione del suono e all'età di 3 anni ho messo gli apparecchi acustici, che poi all'epoca erano quelli extraauricolari, quindi enormi. Mia mamma mi faceva le pettinature alla Giovanna d'Arco, quindi vabbè, lasciamo perdere. Ho dovuto fare i conti anche con questa mia disabilità, per cui fa un po' strano un educatore che allo stesso tempo si considera disabile ma anche non disabile. Penso che questo sia stato anche uno strumento molto importante con i ragazzi, perché tutti i ragazzi l'hanno notato giustamente, perché è una cosa che non passa inosservata. Credo che sia giusto raccontarsi per quello che si è veramente. Quindi anche ai ragazzi del gruppo di Grid ho proprio detto: non avete paura di quello che siete, perché vi conviene parlare con il cuore in mano e far sì che l'altro vi accetti per come siete, che nascondervi dietro a delle maschere di gelatina, cioè che con il sole potrebbero sciogliersi, o
potrebbero distruggersi da un momento all'altro. La mia paura nel cantare era anche magari dovuta a questo, perché comunque avendo un deficit uditivo, il sentire l'attacco, il sentire il battito e il ritmo. Però nonostante questo faccio danza da 7 anni, quindi chi se ne frega, sbaglio qualche conteggio, sono un po' indietro, tutti me lo dicono che a volte non tento l'attacco e vabbè, ma sì, andiamo lo stesso avanti. Cioè, se cioè, appunto hai una passione, si va avanti. Faccio tutto. Vittoria. Ha partito? Partito. Dai via. Ciao Hamza. Così si faceva. Sì. Ah, così, aspetta. Tac. Ah, dai, mamma, dai. Hamza, tu che mi fai distrarre? Tu, muoviti. Ti do un pugno che ti ammazzo, muoviti. Non si faceva così, tac, tac, tac. No, dai, rifacciamo, dai, riprendete. Uno, due, tre, tac, 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 così. E no, e vedi che c'ha ragione io.